Ed eccoci di nuovo a commentare una delle tante chicche prodotte in occasione della giornata internazionale dell'odio contro l'uomo, comunemente nota come Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Si tratta di un video dove Paola Cortellesi apre le danze dicendo: se io non voglio, tu non puoi. Seguono altre donne, più o meno famose, che snocciolano una serie di anche se. Segue poi una serie di maschietti che, con la faccetta contrita e vagamente colpevole, confermano che sì, se lei non vuole, loro non possono, anche se... È evidente che il riferimento della frase iniziale nel video è al rapporto sessuale. Se una persona, non per forza una donna, non vuole fare sesso, l'altra persona non può farsi avanti ugualmente e tantomeno forzarla. E su questo c'è ben poco da dire. Per quanto ovvio e scontato, il messaggio sarebbe stato positivo e coerente dunque se si fosse limitato a quello, quindi ai primi due secondi con Paola Cortellesi. Tuttavia, come spesso accade, si è voluto strafare e ne è venuto fuori un quadro abbastanza surreale, ben rappresentato da quegli anche se in sequenza. Nel video se ne contano ben 19. Ne risulta che tu, uomo, non devi sognarti di provarci o di pensare di fare sesso con lei, anche se sei il suo tipo, anche se prima le andava, ma poi ha cambiato idea, anche se ha bevuto troppo, anche se non ti ha detto di no, ma nemmeno di sì, anche se lavorate bene insieme, anche se lei non è in sé, anche se lei non si muove, anche se prima ti ha detto sì, anche se sei il suo capo, anche se ti ha sorriso, anche se vi siete baciati, anche se ha messo la minigonna, anche se lei ti ha invitato a salire, anche se siete stati insieme tanti anni, anche se ti ha detto ti amo, anche se sei più forte di lei, anche se non sta gridando, anche se ti ha dato il suo numero, anche se ha accettato il tuo regalo. Ebbene, dove sta il trucco in questo tipo di comunicazione? Sta nel fatto che, prese singolarmente, una per una, quelle eccezioni sono più o meno tutte sacrosante. È sicuramente vero che ricevere un sorriso da una donna non legittima l'uomo a coricarla, idem se lei accetta un regalo, se indossa una minigonna e così via. Tra parentesi, ci sono davvero uomini che pensano che cose del genere bastino per aspettarsi un rapporto sessuale o si tratta di pura fiction femminista? Chissà. In ogni caso, ognuna di quelle eccezioni è più che ragionevole se presa singolarmente. Ciò che però la Cortellesi & Company fingono di dimenticare, nell'ansia di offrire un prodotto conforme al diktat generale, è che il mondo e i comportamenti umani sono articolati e complessi. Snocciolare una serie di eccezioni, oltre ad assolvere a un compito puramente emozionale, è parte di quell'ipersemplificazione del reale su cui anomalie come il femminismo e l'industria dell'antiviolenza prosperano. Se infatti è estremamente raro che un uomo zompi addosso a una donna per una qualunque di quelle eccezioni, è invece molto più probabile, ad esempio, che due persone, chiamiamole Paola e Luigi, si conoscano al lavoro. Lei si renda conto dopo un po' che lui è il suo tipo, tanto che molto spesso gli sorride e decide di lasciargli il suo numero. Dopo aver lavorato insieme per diversi anni, Luigi le regala una cena da soli e all'appuntamento Paola si presenta tutta carina e in minigonna. Durante la cena stanno bene e insieme si bevono una bottiglia di buon vino, tanto da essere entrambi un po' brilli. A fine serata Luigi l'accompagna a casa e Paola lo invita a salire. Dopo quattro chiacchiere sul divano, lei lo guarda negli occhi e gli dice che lo ama, dopodiché lo bacia con passione. Dato che anche Luigi la ama, senza che lei dica né sì né no, finiscono per fare l'amore assieme. Ecco, questa storia romantica, che potrebbe benissimo terminare con un matrimonio, figli e una famiglia felice, ha allineato consecutivamente ben 12 delle 19 eccezioni elencate nel video, peraltro prefigurando un evento complesso e articolato che è molto più possibile che accada rispetto a un assalto sessuale fatto a seguito di un solo sorriso. Insomma, qui abbiamo realtà che fa da muro contro l'ideologia, contro i discorsi d'odio antimaschile e contro le strumentalizzazioni. Ma c'è dell'altro oltre a questo. Chi ha confezionato il video sa benissimo qual è la vita reale ed è proprio lì che vuole applicare le eccezioni elencate.
Torniamo a dove abbiamo lasciato Paola e Luigi. Lei gli ha detto «ti amo», si sono appena baciati e lui la abbraccia con il chiaro intento di spingersi oltre. Immaginiamo che a quel punto Paola ferma tutto e comincia a snocciolare in faccia a Luigi tutti e 19 i famosi «anche se». Come si inquadrerebbe una situazione del genere? In due modi alternativi. Nel primo, Paola è semplicemente una psicopatica, il che può anche capitare, ma non così di frequente. Nel secondo, Paola con i suoi «anche se» eleverebbe all'ennesima potenza il potere che già ha, cioè quello della seduzione, arrogandosi il diritto di smentire tutto ciò che ha fatto e detto in precedenza. Altro non sarebbe che il diritto di poter fare tutto e il contrario di tutto, senza alcuna responsabilità dei propri atti e delle proprie parole. Sarebbe cioè il diritto di una bimba che gioca alla principessa capricciosa e pretende di essere trattata come tale. Il messaggio sottinteso dallo spot ha insomma a che fare con il potere e in particolare trasmette che questo genere di esercizio del potere assoluto della donna sull'uomo, un potere da psicopatici, è normale, deve essere considerato normale. Per dare la prova che così può e deve essere, segue l'esibizione successiva dei maschietti più o meno famosi o in cerca di un rilancio, che danno l'esempio di quanto sia facile sottomettersi a quella pretesa di superpotere e di sbilanciamento contro natura. In conclusione, si tratta del solito video capace di inquinare pericolosamente le già inquinatissime relazioni tra uomini e donne. Uno dei tanti, ma subdolo come pochi, visto tra l'altro che purtroppo sono ancora in molti quelli che tengono in gran conto le parole di VIP, mezzi VIP o VIP al tramonto. E se la nostra chiave di lettura a qualcuno apparisse esagerata, resta comunque vera quella espressa in merito dalla brava Guia Soncini, che in merito ha scritto: «Sospetto che quel video sia come le foto in cui ci si pittava la striscia rossa in faccia, come i video in cui ci si tagliava una ciocca di capelli, come il quadrato nero su Instagram, come la mano con su scritto DDL Zan. Roba che serve al posizionamento di chi la fa, alla coscienza di chi la fa, all'ego di chi la fa». Nel caso, aggiungeremmo noi, il tutto viene fatto con schifoso cinismo, a spese delle normali relazioni tra uomini e donne.